Come ormai da tradizione, si terrà anche quest'anno il Teatro del Coro Italiano, evento molto apprezzato in valle. Una delle caratteristiche principali di questo teatro è che è realizzato esclusivamente da studenti, dalla scenografia agli attori, dal trucco al regista. Mentre il lavoro degli attori e della scenografia si possono ammirare sul palco, quello del regista rimane sempre un po' nascosto, anche se è quello più importante. Il regista di quest'anno sarà Jason Annoni, un ragazzo di 18 anni che proviene da Roveredo. Il pezzo scelto quest'anno si intitola Esame di maturità e, per scoprire come funziona tutta l'organizzazione che si nasconde dietro a questo evento, il Bernina ha pensato di fare una breve intervista a Jason. Come mai hai scelto di diventare regista? Praticamente l'anno scorso, alla fine dell'anno, come praticamente tutti gli anni, la seduta del coro, l'ultima, ha deciso di fare le elezioni per decidere chi fosse il nuovo regista e io, siccome avevo già fatto i teatri precedenti e l'ho ritenuta una bella esperienza, mi sono divertito molto e così, ho deciso anche su consiglio dei miei compagni e un po' insomma, di motivazione di candidarmi come regista e così è stato, dopo una votazione sono riuscito a candidarmi. Quanti attori recitano nel teatro? Siamo in 34, però che recitano sono solo 18 e il restante si occupa del trucco, della scenografia e delle luci e della musica. E veniamo dalle valli italofone, Poschiavo, Bregaglia e Mesolcina. Come mai hai scelto di portare questo pezzo e di che cosa parla? Questo pezzo l'ho scelto perché l'ho trovato abbastanza giovanile e romantico, ma al tempo stesso comico. E parla di una ragazza che scrive una lettera d'amore in una scuola e i maestri scandalizzati cercheranno di indagare e scoprire chi è la colpevole. Mancano ancora poche settimane di prove prima che gli studenti della scuola cantonale di Coira debuttino con il loro spettacolo, a cui sarà possibile assistere sabato 1 aprile alle ore 20 alle palestre di Santa Maria a Poschiavo.